Anche a Sassari e Caos Green Pass sono infatti sempre di più le segnalazioni da parte dei cittadini che, dopo aver ricevuto la dose del vaccino, aspettano invano il messaggio da parte del Ministero della Salute con il codice necessario per scaricare la certificazione verde. A peggiorare la situazione c'è che ormai il Green Pass oggi serve per entrare praticamente ovunque, compresi gli uffici pubblici, quindi i cittadini che non ricevono il codice restano ostaggio del mancato arrivo dell'SMS, una situazione assurda che sta creando innumerevoli disagi. Al centro della bufera è finita anche Poste Italiane, che però non ha colpa, come fanno sapere dalla regione Sardegna. Infatti il problema tecnico riscontrato riguarda situazioni non ascrivibili e eventuali problematiche della piattaforma informatica messa a disposizione da Poste Italiane, la quale gestisce esclusivamente i processi relativi alla pianificazione delle vaccinazioni e non interviene sulle autenticazioni e sull'invio dei codici di attivazione dei Green Pass. Siamo in compagnia del signor Mario, noto titolare di un altrettanto noto bar in via Roma. Signor Mario, il Covid ha cambiato il mondo del lavoro? Secondo me ha cambiato tutto. Basta fare una controllata a furia a vedere cosa c'è di gente, nessuno. Vabbè, anche l'ora forse, è prestissimo adesso. No, a qualsiasi ora del giorno e della sera e della notte non c'è nessuno. Voi provate a passare alle 7, alle 8, alle 9, alle 10, non c'è nessuno. Quindi è un disastro completo. Speriamo che si riprenda, se si riprende, se no... C'è uno studio che sostiene che le donne dal mondo del lavoro dopo Covid siano uscite un po' maluccio. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che ne sono usciti male gli uomini, non le donne. Le donne sì, perché rimangono a casa, ma gli uomini stanno rimanendo a casa, cosa che prima andavano a lavorare. Il lavoro non ce n'è adesso. Dove vanno a lavorare? Le donne, tutti, ci stiamo rimettendo tutti, non solo le donne. Quindi, è aumentato tutto, ma avete visto gli aumenti che sono stati? E questo sta dicendo che non aumentava niente, è aumentato tutto, il pane del 40%, la luce del 50-60%. Tutto, l'acqua, le bibite, le materie prime, sono aumentate tutte, è aumentato il caffè, tutto. E noi sempre con gli stessi prezzi però. Se aumentiamo uno di 10 centesimi, guai. Il parcheggio è passato da 1 euro a 1,50 euro, il 50% in più dalla mattina alla sera, così. E nessuno ha detto niente, il comune non fa niente, noi dobbiamo fare qualcosa. Una soluzione da commerciante. Devono cambiare il governo. Devono mettersi in testa che questa gente deve lavorare, devono lasciare i soldi agli imprenditori, non quelli che si prendono loro, perché noi siamo in difficoltà, a loro non gliene frega niente, perché i soldi se li stanno prendendo e continuano a prendersene di più. E noi siamo sempre a bocca a terra. Si stanno mangiando l'Italia, si hanno mangiato l'Italia questi qua. Grazie mille. Prego. Nel periodo della pandemia tante attività si sono inevitabilmente fermate. Passione Verde però ha continuato. Ha continuato a produrre dei benefici un po' per tutti. In che modo? Allora, Passione Verde è una rubrica che curo con mio marito, con l'aiuto di Mariangela, degli operatori di TeleG che hanno fatto dei miracoli tipo Luca e Paolo nel montare il telegiornale. E noi abbiamo dimostrato coi fatti di poter mandare un messaggio forte, perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle i benefici di certe piante che non si sostituiscono ai vaccini, non si sostituiscono alle cure mediche, perché i medici sono quelli che maggiormente hanno rischiato la loro vita e ancora continuano a fare tutto quello che possono. Noi abbiamo continuato a trasmettere delle informazioni che abbiamo verificato e abbiamo visto che tante piante hanno dei poteri eccezionali, anche quello di depurare l'aria, come la sempreverde, l'anthurium, l'aloe e tante altre. Alcune piante hanno il potere anche di migliorare l'umore, come la cipolla,
che è una pianta umilissima, è la valeriana che dà tranquillità e serenità. Abbiamo visto anche che ci sono delle piante che rinforzano il nostro potere immunitario e ci preservano da molte malattie. E alcune non ce l'hanno fatta neanche a preservare però il Covid che è entrato anche nelle nostre case, però con questa convinzione di riuscire a superare, abbiamo superato anche questo. Francesco, mio marito, ha avuto l'esito positivo da un tampone, per cui lui doveva stare isolato, nessuno si poteva avvicinare. Io, che ero negativa, insieme a Mariangela, che era negativa, dovevamo stare isolati lo stesso. Abbiamo dimostrato coi fatti che si può assistere una persona. Mi sono offerta in prima persona, abbiamo superato anche questo. Gli esiti dei nostri tamponi sono negativi e questo per noi è una grande conquista. Chissà, può essere dovuto anche al potere di piante di cui abbiamo parlato e di cui abbiamo fatto uso e non abuso perché chiaramente non si può, però frutta, verdura, piante che depurano l'aria hanno il potere di migliorare il nostro stile di vita. È per quello che non ci siamo fermati, anche perché crediamo, come ci crede l'editore, come ci credono tutti a Telegi, che prima di tutto la persona è al centro, così come è stato fatto per mio marito, anche se qualcuno ha detto, perché si sente male lo mettete in televisione? No, non lo mettiamo, è necessario che vedano l'immagine serena di una persona che pur avendo dei problemi di salute sa infondere fiducia e tranquillità a chi la tranquillità non sa come conquistarla. Forse se ascolta bene, se guarda bene, qualche cosa impara e impara anche a rispettare il punto di vista degli altri, a rispettare le persone. Sino all'ultimo giorno della nostra vita siamo utili, qualsiasi situazione affrontiamo e quindi affrontiamo tutto con la consapevolezza di essere persone importanti, ognuno nel suo settore. Noi abbiamo fatto poco, però per noi è stato qualcosa che volevamo fare, trasmettere le nostre conoscenze perché gli altri ne abbiano un beneficio come ce l'abbiamo noi. Amici di Telegi, buongiorno, ben ritrovati. Oggi nel nostro salotto siamo in compagnia del presidente dell'ATP Paolo De Peru per festeggiare i primi 50 anni dell'ATP, dell'azienda Trasporti Pubblici. Bentornato Paolo. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, festeggiare 50 anni, i primi 50 anni dell'ATP. È passato tanto tempo, Tanto tempo, 50 anni. 70, 1972. 1972, Cosa sì. accadde allora? Allora, questo è un importante anniversario. Fu appunto il 16 gennaio del 1972 quando il trasporto pubblico della città di Sassari passa in mano a quel consorzio di trasporti pubblici dalla storica azienda che fu la PANI, che operò fino a quel momento dal 1952, quindi operò per 20 anni precedenti. È un anniversario importante sia per l'azienda, ma io direi, Graziano, se mi consenti, è un anniversario importante per l'intero territorio, perché comunque può fregiarsi di avere un'azienda tra le più longeve nell'isola. Un'azienda che in 50 anni ha sicuramente attraversato dei momenti non facili, sia da un punto di vista dell'operatività, da un punto di vista economico-finanziario, ma che grazie a Dio, grazie anche a chi in quella fase complicata gestiva l'azienda, è stata brillantemente superata, fino ai giorni d'oggi, dove l'azienda è un'azienda moderna, un'azienda rinnovata, un'azienda che può vantarsi di essere il fiore all'occhiello nel panorama del trasporto, non solo isolano, ma nel panorama nazionale. Diciamo che il 16 gennaio del 72 viene identificata come data di partenza, quindi del via dell'attività del consorzio che gestiva i trasporti. Di fatto,
il cammino che ha portato poi alla nascita dell'azienda dei trasporti pubblici nasce tra il 70 e il 71 con la nascita appunto del consorzio che poi andò a gestire l'azienda dei trasporti. Questo consorzio, che era costituito dal comune di Sassari per un 75% e dalla provincia di Sassari per un 25%, vede la sua prima assemblea dopo un iter amministrativo abbastanza lungo e farraginoso per la sua creazione, vide la sua prima assemblea presso Palazzo Ducale nell'aula consigliale il 9 dicembre del 1971. Questa assemblea, che era composta da 16 membri, 12 di nomina comunale e 4 di nomina provinciale, diede di fatto il via alla vita amministrativa del consorzio. Nel gennaio del 72, esattamente il 14 gennaio del 72, sempre a Palazzo Ducale, ci fu la firma notarile che di fatto sancì il passaggio della gestione commissariale del trasporto tranviario, all'epoca veniva cambiato così, al consorzio trasporti pubblici, CTP. Arriviamo quindi al 16 gennaio, che è la data in cui di fatto l'azienda inizia il proprio operato. All'epoca avevamo 8 linee urbane e 5 linee suburbane. Ricordo le 5 suburbane che erano Marchetto, Lipunti, Canica, L'Agro, insomma, le principali borgate. Platamona non poteva mancare, no, ovviamente. Non poteva assolutamente mancare. Quindi di fatto da lì in poi l'azienda ha iniziato una gestione pubblica appunto del servizio di trasporto in città. Diciamo il 16 gennaio c'è stata questa partenza, ma poi c'è stata tutta una fase evolutiva, anche perché se non ricordo male la partenza avvenne appunto con gli stessi mezzi lasciati dall'azienda Pani, quindi quei tram vecchi, me li ricordo ancora, erano quelli verdi famosi con le porte a soffietto, con il vano motore all'interno a fianco alla cabina e soprattutto con il controllore. Avevamo una gestione, di fatto poi l'azienda pubblica ha assorbito tutto quello che aveva l'azienda storica Pani, quindi avevamo quegli autobus che dici tu, avevamo una guida che forse era dall'altra parte rispetto a quella conosciuta oggi nei nostri mezzi, e c'era appunto la figura del controllore che accompagnava in tutti i nostri mezzi l'autista. Se tu dovessi fare un calcolo oggi in termini percentuali rispetto a prima, di quanto è cresciuta adesso l'azienda? Calcolo percentuale io direi che è cresciuta al 500% se dovessi fare una percentuale. Arriviamo quindi, dico, a parlare di un'azienda oggi che è totalmente trasformata, parlavamo di pochissimi mezzi all'epoca perché avevamo pochissime linee. Oggi è un'azienda che ha una flotta con 108 mezzi, con un numero di linee che è decisamente superiore, con un numero di corse che è veramente tanto. Considera che oggi ADP è un'azienda che percorre in città 4.200.000 chilometri, è un'azienda che trasporta 12 milioni di persone all'anno, quindi stiamo parlando di una realtà che è decisamente diversa da quella che era negli anni 70. E c'è stata anche una grossa incidenza dal punto di vista dello sviluppo per quanto concerne il personale, quindi creazione di nuovi posti di lavoro, che anche lì, diciamo, possiamo definire come fiore all'occhiello della nostra città dal punto di vista appunto dell'impegno del personale che ci lavora. Oggi come siete? Sì, allora l'azienda ha avuto un'altra importante trasformazione nel febbraio del 2019. Quel consorzio è stato trasformato in società per azioni, quindi è stata data una veste giuridica anche più moderna, e l'azienda oggi gestisce 208 dipendenti. È una cosa di 2 anni fa. In 2 anni noi dal 2020 al 2022 abbiamo assorbito 30 nuovi apprendisti, quindi l'azienda si sta anche ringiovanendo, stiamo cercando di innestare delle forze fresche, insomma, che possano in qualche modo continuare questo percorso. Oggi, appunto, come ti dicevo, siamo una società per azioni che viene amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 componenti, il sottoscritto che ha l'onore di presiederlo,
e quattro componenti che sono l'espressione del Comune di Sassari, che è il socio di maggioranza, dalla provincia di Porto Torres, e abbiamo una new entry dei primi anni 2000 che è il Comune di Porto Torres, dove noi di fatto svolgiamo anche lì il servizio di trasporto pubblico. E ci abbiamo un direttore generale che è l'ingegner Roberto Mura, col quale ho una identica visione di azienda, con cui andiamo molto d'accordo, in sintonia, e questo sta permettendo di sviluppare in maniera anche più veloce tutti i progetti che abbiamo in campo. È un'azienda che si sta innovando sempre molto, abbiamo investito tanto in tecnologia all'interno dei vari settori dell'azienda, stiamo informatizzando tutti quei settori che non erano informatizzati, stiamo percorrendo in maniera abbastanza veloce tutta quella strada che porta ad una dematerializzazione dei titoli di viaggio. Pensiamo alla app che sta funzionando benissimo, che ci consente sia di comprare il biglietto da qualsiasi parte noi ci troviamo, che ci consente in qualsiasi fermata di sapere in tempo reale quello che è l'orario esatto, quindi in tempo reale in quella fermata, in quel momento. Quindi anche i tempi di percorrenza sono tutti calcolati, tutti assolutamente. L'utente ha modo di capire esattamente dov'è, a che ora può prendere il nostro autobus, che tempo di percorrenza ha, per dove deve andare. Quindi una serie di informazioni che fino a qualche anno fa era impossibile avere. È un'azienda che sta cercando di investire anche sulla flotta, di ringiovanire la flotta. Spero che fra qualche giorno ci siano in giro in città i nuovi 10 autobus più moderni, più confortevoli, e credo che sia veramente questione di giorni. E poi ci sono dei progetti che stiamo mandando avanti con una collaborazione fattiva con l'amministrazione comunale, gestendo delle risorse che derivano dal Piano Nazionale della Mobilità Sostenibile, che ci consentiranno, se tutto va bene, la burocrazia non ci blocca troppo, entro il 2023 dovremo riuscire ad avere una linea, che è quella centrale, la 8, servita interamente da mezzi elettrici. Hai già risposto ad una domanda che avevo in mente di farti, che era quella dei prossimi 50 anni, come li vedi e che cosa c'è in programma per quanto riguarda l'azienda che presiedi. A quali difficoltà pensi di dover andare incontro adesso per poter portare avanti questi programmi? Ne vedi all'orizzonte, oppure tu sei fiducioso per natura? Ormai ti conosco bene. Però devo essere fiducioso. È chiaro che noi ancora stiamo attraversando un periodo legato all'emergenza che colpisce in maniera particolare il nostro comparto. Stiamo vivendo una fase transitoria, che poi ci porterà comunque a riprendere quel percorso che era stato interrotto bruscamente nei primi mesi del 2020. Quindi io l'unica problematica che oggi vedo è questa, e poi chiaramente c'è un'altra questione aperta, che è con la Regione Sardegna, che è legata a ciò che sarà il trasporto in Sardegna, nel nostro territorio, dal 2023 in poi, perché noi adesso svolgiamo il nostro servizio grazie ad un contratto firmato con la Regione Sardegna, che avrà scadenza nel dicembre del 2023. E poi ci sarà una serie di cose da valutare, bisognerà capire se la Regione Sardegna andrà a gara, quindi bisognerà capire come si svolgerà questo passaggio. È chiaro che l'azienda già da oggi, avendo chiare quelle che potranno essere quello che potrà essere lo scenario che ci si presenterà davanti, si sta muovendo per ottenere delle certificazioni di qualità, certificazioni sulla sicurezza sul lavoro, certificazioni legate all'ambiente. Cioè ci stiamo muovendo affinché l'azienda nel 2023 sia pronta ad affrontare qualsiasi tipo di sfida. Io vedo un'azienda in continua crescita, quindi Graziano, se tu mi chiedi cosa io immagino per l'ATP nei prossimi 50 anni, io vedo e vedrò sempre un futuro roseo, perché abbiamo una struttura veramente valida. Io prima ho parlato del consiglio di amministrazione, ho parlato del direttore generale, ma non posso dimenticare l'intera struttura, perché è composta veramente da persone competenti professionalmente, da persone che hanno una certa umanità, che conoscono quello che fanno, e quello è un valore che mai nessuno potrà togliere. Quindi quando tu gestisci un'azienda che di fatto funziona bene, io credo che non si possa far altro che crescere e migliorare. Quindi il futuro di ATP sarà senz'altro un futuro roseo. E in chiusura ti chiedo, a testimonianza di questo che dici, credo che anche la gente, quello che per voi è il pubblico,
abbia un grande gradimento per quanto riguarda la gestione della vostra azienda. Ne è prova un'ultima lettera che tu hai ricevuto qualche giorno fa, della quale ci siamo occupati anche noi. Hai ricevuto una comunicazione di un sì, signore, un utente, una persona d'altri tempi, cioè una persona gentilissima che ha chiesto venia per aver purtroppo aver ricevuto una sanzione perché si è dimenticato di obliterare il titolo di viaggio. Io ho sfruttato, nel senso che ho veramente, dico la verità, io mi sono quasi emozionato, perché leggere una lettera gentile con cui un utente si accorge di aver sbagliato e non lancia le solite accuse, ma si accorge di aver fatto qualcosa. Più che accuse, bestemmie, molto spesso si arriva a quello. Diciamo che per la maggior parte delle volte, di non leggere o di non sentirle, ci sono delle lamentele. Il Signore è stato gentile, io mi sono sentito veramente, non dico obbligato, ma mi sono sentito di doverlo invitare in azienda, fargli i complimenti per come interpreta la vita, per il fatto che lui ha... Poi ha parlato bene dell'azienda in generale, nel senso che ha evidenziato alcune problematiche che noi conosciamo, però l'ha fatto in un modo collaborativo, cioè dire, forse questo è opportuno che venga rivisto, ecco, non ci ha accusato. Per cui ho apprezzato molto questo e abbiamo avuto una chiacchierata di un'oretta, per cui siamo diventati amici da un episodio. Tanto è vero che il signore mi ha detto: guardi, sono felice di aver preso la sanzione. Quindi insomma, se... Abbiamo da un episodio negativo abbiamo costruito qualcosa di positivo. Ecco, infatti questa è una bellissima cosa, questa che ci ha appena detto Paolo De Peru, perché davvero quando si ha a che fare con persone di questo genere, persone che capiscono le problematiche e soprattutto usano la testa per cercare di risolverle, questa è una cosa che fa solamente piacere. Quindi anche noi ci associamo, insieme all'ATP, insieme al suo presidente Paolo De Peru, ci associamo ai complimenti a questo signore, dal quale non mi ricordo il nome, ma se ci sta ascoltando sappia che anche noi qua, e credo anche in tutta la città, abbiamo apprezzato il suo operato e le sue parole in quella lettera. Paolo, grazie. Grazie a te. Ti aspetto fra 50 anni per festeggiare i 100. Saremo qua presenti. Visto che siamo così positivi per il futuro, aspetta, no, positivi un attimino, è una parola che in questo periodo non va tanto per la quale. Però visto che abbiamo una visione così positiva delle cose, chissà, fra 50 anni festeggiamo i 100. Io segno già in calendario il nostro appuntamento fra 50 anni. Ok, e noi ugualmente ce lo segniamo uguale. Questo significa essere appunto ben consapevoli di quello a cui andiamo incontro. A voi a casa non mi resta che ringraziarvi, ricordarvi come sempre di continuare a guardarci sempre dal nostro sito www.telegi.tv. Ringraziamo Paolo De Peru, grazie, ringraziamo la TP e grazie a voi a casa. Buon proseguimento di trasmissioni. I militari della stazione Carabinieri di Romana hanno svolto un esteso controllo del territorio, in particolare degli ovili ubicati nell'agro di Romana e Roccadori a Monteleone, al termine del quale hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, tutti gravati da precedenti di polizia e penali, per ricettazione, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il controllo, svolto unitamente ai colleghi dello squadrone liportato cacciatori di Sardegna, è scaturito a seguito del rinvenimento nelle campagne di Romana di un furgone provento di furto nel novembre 2019, inequivocabili le tracce lasciate dal veicolo e direttamente riconducibile ad un ovile situato a breve distanza dal ritrovamento e di proprietà di un pregiudicato della zona, noto alle forze dell'ordine.
I controlli sono stati quindi estesi in quel fabbricato e relativo terreno ed hanno consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ulteriore veicolo da lavoro risultato provento di furto nel giugno 2019 e 4 batterie da auto trafugate nell'ottobre dello scorso anno. L'accurato controllo dei militari ha infine consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 17 grammi di marijuana e numerose munizioni di vario calibro che illecitamente detenute erano state opportunamente occultate in un muretto a secco nei pressi dell'ovile. L'operazione, cominciata alle prime luci dell'alba e conclusasi nel tardo pomeriggio a causa dell'estesa area sottoposta a controllo, ha in definitiva consentito di recuperare ben 69.000 euro di refurtiva, tra l'altro restituita lo stesso giorno ai legittimi proprietari, questi ultimi rintracciati solo grazie alle precedenti denunce di furto, atteso che da entrambi i veicoli erano state rimosse le targhe. Si esprime così attraverso una nota stampa il gruppo opposizione Alghero sulla situazione del servizio mensa scolastica. I disservizi della mensa scolastica sono stati ripetutamente segnalati in consiglio comunale sia dai consiglieri di minoranza, ma più volte anche da consiglieri della stessa maggioranza. I giornali hanno spesso riportato lamentele sul servizio provenienti dagli insegnanti, dagli alunni e dai genitori, spesso aggiungendo immagini poco rassicuranti dei piatti serviti ai nostri bambini. Per queste ragioni è incredibile che il sindaco Conocci e l'assessora Salaris, novelli Alice nel Paese delle Meraviglie, scoprano solo oggi, dopo la lettera dei genitori della scuola primaria di Fertilia, i problemi e i disservizi del servizio mensa. Viste le numerosissime lamentele che vanno avanti dall'avvio del nuovo appalto, sarebbe stato auspicabile che da tempo sindaco e assessore avessero fatto il loro dovere richiamando la ditta, piuttosto che aspettare oggi per provare a risvegliarsi in modo timido, comunicando che a breve incontreranno la ditta. Da tempo l'assessore avrebbe dovuto richiamare la ditta ai suoi doveri e da tempo, viste le innumerevoli segnalazioni, si sarebbero dovuti intensificare i controlli per garantire la qualità del servizio. Ora, dopo aver dormito per mesi, speriamo comunque che finalmente assessore e sindaco assolvano i loro doveri, in modo che il servizio pasti per i bambini e i ragazzi delle scuole cittadine possa raggiungere un livello migliore, come chiediamo da tempo, conclude il gruppo opposizione Alghero. Piero Muresu, presidente del SILB Confcommercio per il Nord Sardegna, la principale organizzazione sia a livello nazionale che locale delle discoteche, commenta la decisione assunta dal Consiglio dei Ministri sulla riapertura del comparto fissata al prossimo 10 febbraio. Le nostre imprese, rivela Muresu, si trovano in una situazione drammatica dopo 2 anni di sostanziale chiusura. Ci auguriamo che la riapertura fissata dal governo per il prossimo 10 febbraio possa dare una boccata d'ossigeno al settore. Muresu aggiunge un aspetto sostanziale sulle chiusure delle discoteche per decreto avvenute nell'ultimo biennio. La scelta, motivata da evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, nella realtà dei fatti è stata completamente bypassata. Infatti, i balli sono proseguiti in locali abusivi e case private, situazioni nelle quali non è avvenuto alcun controllo del Green Pass e degli assembramenti, probabilmente alimentando la diffusione del virus. Per contro, nei nostri locali vengono rispettate le normative e i protocolli vigenti in materia di contenimento della pandemia, ad iniziare dal controllo del Green Pass, alla registrazione della clientela, al dimezzamento della capienza autorizzata. Muresu conclude il suo intervento focalizzando l'attenzione sugli aiuti del governo centrale della regione Sardegna finalizzati ad evitare il tracollo definitivo del settore dopo 2 anni di sostanziale chiusura forzata. Il governo ha stanziato ulteriori 20 milioni di ristori a livello nazionale e la regione Sardegna 700.000 euro. Si tratta di linfa vitale per le nostre imprese. Questi aiuti potrebbero consentire di superare questo periodo drammatico nella speranza di un'effettiva e definitiva ripartenza. Tuttavia, mancano ancora le disposizioni attuative, per cui le imprese non hanno ancora la possibilità materiale di effettuare la richiesta di questi contributi. Diventa perciò essenziale, sottolinea il presidente del SILB Confcommercio Nord Sardegna, procedere con la massima urgenza alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi. Del mio
sei. Ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te ne stai, e sola non vuoi uscire mai con me. Amici di 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo, continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdi anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.